Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante se ne sognano nella nostra filosofia. Dasein, benvenuti a questo nuovo video. Siamo qui di nuovo con il professor Carlo Monaco e oggi faremo un episodio sulla nascita della filosofia. Parleremo di quando è nata la filosofia, come e perché è nata a un certo punto la filosofia e affronteremo il discorso del dibattito tra orientalisti e occidentalisti. Sul quando è nata la filosofia esattamente e sul fatto che alcuni sostengono, come per esempio gli orientalisti, che in realtà la filosofia greca sia nata in ispirazione ad alcune filosofie orientali che già esistevano e alcuni invece che sostengono che la filosofia è nata invece per la prima volta in Grecia oppure è nata anche contemporaneamente in altre parti del mondo. Perché a un certo punto è nata la filosofia e cosa è successo? Ci vuoi Ecco, raccontare? sì, per rispondere a questa domanda io sinteticamente direi di dare una definizione per individuare all'ingrosso che cos'è la filosofia, quando una idea, un ragionamento può definirsi filosofico. Io direi che la filosofia è un tentativo di dare una risposta a due domande fondamentali. Una è che valore hanno le nostre conoscenze? E l'altra è come dobbiamo agire nella vita. Sono due domande di fondo complesse che le culture si sono poste. Quando la risposta a queste domande comincia a diventare razionale, cioè dimostrabile, convincente, comunicabile, allora si può parlare di filosofia. In precedenza, la risposta a queste domande, che valore hanno le conoscenze e come dobbiamo agire nella vita, venivano dati dai miti e dalle religioni, cioè con risposte prevalentemente fantasiose e prevalentemente affidate all'immaginazione, che non significa vere o false, ma figlie soprattutto dell'invenzione. La filosofia ha l'ambizione di voler dare a queste due domande di fondo della nostra vita una risposta argomentabile, persuasiva, convincente, razionale. Premesso che questo è il senso della filosofia, noi dobbiamo constatare che nel VI secolo avanti Cristo, nel mondo, il mondo ovviamente non era ancora globalizzato in senso moderno, quindi ci sono delle aree di mondo che non comunicano con altre. La Cina è un mondo a sé rispetto al mondo mediterraneo e rispetto al mondo indiano. Gli scambi sono quasi inesistenti o comunque le culture non comunicano, insomma, comunicano poco. Quindi noi, la parola filosofia nasce nella cultura mediterranea. Nelle culture indiane e cinesi noi troviamo qualcosa di analogo sempre nel VI secolo. Il pensiero di Buddha, per esempio, in India, e il pensiero di Confucio in Cina, o il pensiero dei profeti di Israele. Sono territori confinanti che però non sono propriamente filosofia, hanno qualcosa di simile. Ma la filosofia in senso stretto nasce dall'ambizione dei greci, del mondo mediterraneo. Quindi quando dico greco è perché parlavano tutti la lingua greca, ma possono trovarsi in Sicilia, sotto Napoli, possono trovarsi sulle coste della Turchia, eccetera. Quindi Nelle colonie, perché allora c'erano le colonie ed è lì che è nata la filosofia, ancora Ecco, prima che ad sì. Atene e Sì, nella vera e propria Atene è già Grecia. evoluta. Diciamo, la filosofia la troviamo in queste zone un po' isolate, che non costituiscono un mondo che comunica tra sé, perché ad esempio il primo centro di questi filosofi li troviamo a Mileto. Mileto si trova nell'Asia Minore, non lontano da dove si trovava la città di Troia, e lì c'è un pensiero di un certo Talete che ha degli allievi che si chiamano Anassimene, Anassimandro, eccetera. Di cosa discutono questi personaggi? Discutono
di una domanda che dice come è cominciato il mondo, qual è l'arche del mondo. Quindi è la domanda per eccellenza della filosofia. E discutono anche di come bene vivere, cioè qual è la vita migliore che possiamo condurre. Cioè, adesso sarebbero due domande che sono pertinenti a due discipline differenti. Una è l'astronomia, sì, la fisica, sì. E l'altra è l'etica, la morale, sì. La politica. Quindi, perché anticamente la filosofia era la disciplina per eccellenza. Conteneva una risposta. Cosa significa letteralmente filosofia? Alla complessità. Filosofia significa, sofia vuol dire il sapiente, la sapienza, colui che sa dare delle risposte ben fatte alle due domande, il sapiente che sa molto e che sa vivere, sa insegnare agli altri a vivere bene. È una figura che potrebbe trovare un equivalente persino nell'Ulisse omerico. Però l'Ulisse omerico è figlio di fantasia, di invenzione, è estroverso, è eroico. Il sapiente L'Ulisse, Dante fa dire ad Ulisse, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. La lettura dantesca sembra sempre un riferimento anche alla filosofia. Ulisse è quasi il prototipo dei futuri filosofi, l'anticipatore, molto errò, molto girò, conobbe. Quindi non è uno stanziale, non è un re di Itaca, punto e basta, insomma è un errante. Quindi cerca le risposte. Ecco, allora a Mileto, è dove c'è questa scuola, sembra che in questa scuola prevalesse un tipo di risposta che noi oggi chiamiamo naturalistico, cioè noi non sappiamo esattamente come è cominciato il mondo, però probabilmente l'elemento primo da cui tutto deriva è un elemento naturale, l'acqua, l'aria, il fuoco, la terra. Non c'è bisogno degli dèi per spiegare l'origine del mondo. La natura va spiegata iuxta propria principia, cioè secondo principi interni alla natura. Questa è una prima grande risposta che viene data. Poi, spostandoci molto lontano, per esempio a Elea, Elea si trova sotto Salerno. Sotto Salerno c'era Magna Grecia. Nella Magna Grecia, quindi molto lontano da Talete, non è che i due si conoscessero tra di loro. C'è una scuola, la scuola di Elea, che viene attribuita principalmente a Parmenide, il quale da giovane però ha ascoltato l'insegnamento di Senofane, che veniva da Colofone, da un filosofo girovago, i quali non si occupano di ricerca di principi naturali, ma si occupano di criticare soprattutto le concezioni spirituali della vecchia religione, della vecchia mitologia. Senofane dice che la religione dei greci è frutto dell'immaginazione degli uomini. Gli uomini dipingono gli dèi come con i propri vizi, le virtù, simili agli loro immagine e somiglianza. E se i cavalli e i buoi potessero dipingerebbero gli dèi in forma di bue e di cavallo. Quindi introducono un principio di critica radicale all'idea spirituale della vecchia religione greca. E Parmenide, su questa scia, va a elaborare uno dei più difficili concetti della filosofia, cioè la totalità di ciò che esiste concepita come un uno, cioè l'essere. Una teoria molto complessa sulla quale ora non entro, ma che è del tutto diversa dall'acqua, l'aria, eccetera. Queste due grandi correnti che poi sono passate alla storia della filosofia come naturalismo e spiritualismo, in fondo erano ben vive e ben presenti in questo periodo del VI secolo a.C. In mezzo a queste ci sono tante altre posizioni. Pitagora, per esempio, che è sempre del VI secolo, è originario di Samo, un'isola del Dodecaneso, poi si è spostato e vissuto lungamente a Crotone, nella Magna Grecia, in Calabria di oggi. Pitagora rinuncia a questo elemento genetico, ma cerca di trovare l'archè in un principio interpretativo della natura e risponde in modo sorprendente che l'archè del mondo è il numero. La matematica. La matematica, cioè tutto ciò che è misurabile. Perché matematica vuol dire questo, ciò che si può esprimere con la quantità. E quindi comincia a ragionare sui numeri.
e inventa le varie categorie, numeri pari, numeri dispari. E nella sua teoria dei numeri c'è anche una teoria dello spazio. Lo spazio è misurabile. Non esiste la separatezza tra geometria e aritmetica. C'è una unità, una aritmogeometria, per cui ogni numero o successione di numeri o serie di numeri è rappresentabile graficamente o con un poligono o con una retta, con qualcosa di geometrico, quello che poi si perderà nella tradizione e rinascerà solo con Cartesio, con la geometria analitica cartesiana. Quindi questo modo di... Questi filosofi, che sono stati erroneamente battezzati come presocratici, sono dei grandi pensatori, non sono dei primitivi, non sono questa lettura che è sì, prevalsa. Sì, presocratico vuol dire che praticamente la vera filosofia sarebbe nata con Socrate. Questa è la tesi di Giovanni Gentile, eccetera, eccetera. Però non è storicamente ben fondata, perché sono dei grandi filosofi. Che Socrate sia stato il fondatore della filosofia è molto discutibile, perché Socrate non ha scritto nulla, di lui non sappiamo, è stato scritto molto su di lui, sulla sua morte, eccetera, però attribuirgli il merito di aver inventato la filosofia è più un'operazione culturale fatta nei secoli successivi. Il vero Socrate non si sa esattamente chi sia, mentre di questi personaggi qui, pur non avendo libri o non avendo... molti elementi, noi conosciamo tante cose. Conosciamo per esempio che Democrito di Abdera è di scuola naturalistica, quindi simile a Talete, di Mileto, eccetera, eccetera. Però seguendo dei ragionamenti logico-matematici, Democrito arriva ad elaborare tre teorie che sono straordinariamente moderne. La prima teoria è che il mondo è fatto di atomi. Atomismo. La parola atomo la inventa lui e noi lo usiamo ancora. E poi scopriranno l'atomo molti secoli. Noi lo scopriremo, Maria Curie, attraverso esperimenti. Neanche loro l'hanno visti gli atomi, però studiando le radiazioni e gli effetti. Invece Democrito come fa a scoprire l'atomo? Con un semplice ragionamento logico. Dice, prendiamo la matematica, un numero, dividiamolo per due. Poi dividiamolo ancora per due, ancora per due, ancora per due. Si troverà un numero tanto piccolo che non si può più dividere? No. Ogni matematico sa che non c'è grandezza pur piccolissima che non si può dividere ulteriormente. Ma se invece di avere un numero matematico abbiamo un elemento naturale, un sassolino, un pezzetto di ferro, un granello di sabbia e lo dividiamo in due, lo dividiamo in due, lo dividiamo in due, e si arriverà ad un punto nel quale non riusciamo più a dividere. Questo non dividere, dividere in greco si dice temno, divisibile si dice tomos, tomos è l'aggettivo di temno, cioè diviso, a vuol dire non, come atomo vuol dire senza voce. Atomo vuol dire una particella tanto piccola che non si può più dividere. E quindi apre una strada incredibile. Però si può ben vedere che nel pensiero di Democrito, oltre a questa teoria originaria che spiegherebbe la fisica dell'universo, questa teoria tende ad espandersi anche verso la biologia. Perché dice Democrito che è capitato che alcuni di questi atomi con caratteristiche particolari in ambiente legati all'acqua, al sole, alla luce, al calore, eccetera, eccetera, si sono chiusi in una membrana, hanno effettuato una fermentazione e è nato un protozoo, un virus, un piccolo organismo vivente. Mi spiega come è nata la vita. Contro un modello creazionista che diceva che invece era Dio che aveva creato l'uomo. Ecco, non si ferma qui, perché poi dice che la vita del protozoo a poco si evolve, quelli che restano in acqua assumono caratteristiche di pesce, quelli che vanno su terra ferma. Ci ricorda qualcosa che verrà nel 1800 poi. E quindi arriva l'evoluzione della specie.
E poi non si ferma ancora, la specie umana non è diversa da tutto questo. E quindi anche l'origine, anche antispecista. L'origine dell'uomo è il risultato di questo processo. Insomma, per spiegare come funziona il mondo a tutti i livelli, bisogna ricorrere agli atomi, alla meccanica di attrazione e repulsione tra gli atomi, alle combinazioni degli atomi stessi, e non c'è alcun bisogno di ricorrere a Dio, agli dèi, alla fantasia dei miti e delle invenzioni religiose, insomma. E Democrito non era un ribelle, un rivoluzionario, era una persona saggia e molto moderata, però la sua idea di una radicalità totale, se non è filosofo lui, chi vogliamo chiamare filosofo? È chiaro che chi non è filosofo tende a dare a queste due domande delle risposte scontate. Per chiarire un po' la differenza, come si può capire anche la differenza tra il filosofo e invece il praticone, diciamo, perché la matematica, la filosofia esiste anche in dottrine che sono più antiche, come per esempio, dicevi tu, il buddismo, certo, il confucianesimo, sono tutte però dottrine che hanno una matrice religiosa, che quindi partono da una pratica di vita che deve essere fatta in un certo modo e da dei dogmi che vengono accettati per come sono. Sì. La parola religiosa è un po' incerta perché è tarda, è romana, non era usata anticamente, quindi è un po' troppo generica, però mito è più preciso. La parola greca mito significa una narrazione fantasiosa, un racconto. Ma la religione, oltre ad avere il racconto narrativo, ha uno scopo fondamentale, che è quella di insegnare agli uomini come devono vivere. Perché spesso i filosofi hanno trascurato... Una parabola, un racconto morale. Sì, hanno trascurato questo aspetto che sembra che l'uomo sia solo destinato a conoscere. Questa è una priorità che Aristotele ha ben reso evidente. Ma lo scopo della filosofia non è solo che dobbiamo conoscere, noi dobbiamo anche sapere cosa fare nella vita, cos'è il bene, cos'è il male. E lì Platone invece c'era arrivato con la sua dottrina delle idee. Platone dà un'idea completa, ma anche gli altri, anche i sofisti, anche i filosofi discutibili. Ad Atene si forma questa scuola dei sofisti, che siamo sempre sul V secolo. I sofisti non parlano di come è nato il mondo, eccetera, preferiscono concentrarsi sull'analisi del linguaggio, delle nostre parole, che cosa esprimono le nostre parole, come si combinano tra di loro. I sofisti hanno inventato la grammatica, la sintassi, l'analisi logica, la conversazione, la retorica, il dialogo, insomma tutte le forme in cui la parola, che è il vero strumento che l'uomo ha, entra in azione nella vita sociale. La parola costruisce la realtà, questo è un costruzionismo antelitterale. E non è un caso che i sofisti, tanto disprezzati dai filosofi più famosi e importanti, come Platone, per come esempio, Platone, che li criticava molto, e li chiama sofisti in modo un po' dispregiativo, perché sapiente si chiama sofos, sofista è quasi imbroglione, uno infatti lui, abile nel chiacchierare. Quindi i filosofi si chiamano tutti sofisti, dopo lui ha cambiato. Gli ha dato erano disprezzati, perché i sofisti hanno inventato la democrazia ad Atene, i sofisti hanno inventato il teatro, perché Euripide e i tragici andavano a scuola dai sofisti. Quindi maestri della parola, questo è il loro mestiere, e con la parola si costruisce tutto quello che l'uomo ha costruito in senso di civiltà. Erano scettici dal punto di vista metafisico, questa discussione su come è cominciato il mondo, se il mondo è fatto più di spirito che di materia, non era molto nell'interesse dei sofisti, però i sofisti hanno detto, per esempio, che la schiavitù non è un dato di natura, la schiavitù la producono gli uomini, e questo è rivoluzionario. Hanno detto per che... quello che davano, che sono stati criticati, dicevano cose che allora potevano dare fastidio. Sì, la discussione sul come organizzare la società che hanno fatto i sofisti, tra i sofisti che erano tantissimi, c'erano anche i 30 tiranni cosiddetti che erano dei sofisti, insomma. I sofisti partono dalla convinzione che una società per funzionare bene deve essere diretta, ci vuole una classe di dirigenti, non sono anarchici, nel senso di dire ognuno fa da sé e tutto funziona bene. No, la società come una nave deve fare un viaggio, quindi ci vuole una classe che dirigga. Ma erano insoddisfatti di tutte le risposte, chi sono questi migliori che devono dirigere lo Stato?
Le risposte che davano tutte le scuole, le altre scuole religiose e filosofiche sono, prima di tutto, i migliori per dirigere sono i preti, i sacerdoti, quelli che sono vicini a Dio. Per molti secoli, purtroppo nel mondo oggi, attuale, anche ancora oggi in alcune culture, il sacro, il divino, viene attribuito a qualcosa che sta nel lato, teocrazia, il governo di Dio. Cioè il governo dei sacerdoti, in sostanza. O degli eletti da Dio. O degli eletti da Dio, che sono sempre i pontefici, i costruttori di ponti tra cielo e terra, insomma, queste espressioni. Oppure, altre risposte, a dirigere devono essere i generali, cioè quelli che hanno dimostrato di essere capaci di vincere le guerre, avendo queste abilità. I bellatori, i militari. Sul campo possono dirigere lo Stato. Oppure successivamente ci saranno tante individuazioni, insomma, lo stesso Marx dice i migliori che devono dirigere la politica sono della classe operaia, perché dopo secoli di sfruttamento, eccetera, portano avanti l'interesse generale, non solo il proprio. Stiamo già anticipando gli argomenti che tratteremo nel prossimo video. Sì, quindi di questo si discuteva, chi sono i migliori? I sofisti hanno inventato la risposta più corretta, che è quella: non esistono i migliori. Bisogna che tutti insieme ci rimbocchiamo le maniche e stabiliamo delle buone regole per governare in modo comunitario. La democrazia, questo è. Però ci vogliono delle regole, e le regole che le cariche devono essere molte, che devono durare poco, devono ruotare nelle cariche. Tutta l'invenzione della democrazia d'Atene, che poi ha funzionato per oltre 150 anni, è opera di questa scuola. E questi sono Benissimo. I primi filosofi. Questo ci permette, rilanciandoci un attimo al discorso, a capire perché è nata proprio in Grecia ad Atene, perché lì c'era la democrazia. Non era chiaramente la democrazia totale, sì, perché comunque il suffragio era solo maschile, però comunque c'era una certa democrazia e ci si è potuti liberare in qualche modo dalla religione. È vero che ci sono stati anche dei perseguitati per motivi religiosi, però la persecuzione è stata più per motivi politici alla fine religiosi. Sì, quindi questo è un po' il senso, quando si dice la filosofia è nata in Grecia con Talete di Mileto, è molto convenzionale Talete considerarlo il primo filosofo. La parola filosofia forse è di invenzione più di Pitagora, sicuramente di Platone, però indicano questo insieme di punti di vista anche diversi, che rispondono a domande sia di carattere metafisico generale, il mondo è fatto di atomi o è fatto di Dio e di spirito, e le scuole e il pluralismo restano in piedi tutte, ma anche di risposte concrete alla vita degli uomini, cos'è il bene e il male per ognuno di noi e cos'è il buon governo di una società. Queste sono domande di senso globale. Oggi si direbbe che la filosofia dà una risposta alla complessità contro gli specialismi che si limitano a sottolineare solo un aspetto settoriale. E come sono invece tutti gli aspetti tra loro collegati, perché allora l'erudito e il sapiente era anche biologo, come è successo per Aristotele, no? Lui era un po' tutto. Prima hai parlato di praticoni, i medici per esempio in quella cultura lì non avevano la fama che hanno oggi. I medici erano considerati dei praticoni che conoscevano un po' di erbe, qualche effetto, eccetera. Rimedi. E qui si erano organizzati come una piccola categoria di stregoni, eccetera. E hanno fatto una vera e propria guerra contro i filosofi, che i filosofi arrivano con le loro teorie, mettevano in crisi tutta la loro visione della medicina, ma che non era propriamente una visione, era una serie di piccole espedienti empirici prima che nasca la medicina vera e propria. Ecco, perché questo poi chiarisce il passaggio, no? Il passaggio da una visione magari basata sul mito, sulle credenze, a una visione invece basata sul ragionamento, sulla dimostrazione. Anche il passaggio nella matematica, per esempio, permette di fare un confronto tra la società egiziana, dove la matematica, il teorema di Pitagora, per esempio, già lo conoscevano. Quindi perché il teorema di Pitagora non è stato attribuito agli egiziani ma invece a Pitagora? Perché Pitagora per la prima volta ne ha dato una dimostrazione, non ha dato solo un'applicazione pratica, perché la matematica o la filosofia possono essere usate, ma possono essere anche argomentate
in base a domande come cosa possiamo conoscere, fin quanto possiamo spingerci, qual è la scelta per raggiungere il bene, per raggiungere la società migliore. Ecco, queste sono delle domande la cui risposta non è dogmatica, ma razionale, cioè viene In fatta con tutta dei questa ragionamenti. filosofia greca, nelle varie sfumature, quella delle origini, l'unica convinzione comune a tutti è che la matematica è fondamentale. Meno male. Per Talete di Mileto, per esempio, si racconta che un giorno era in Egitto e gli amici gli hanno chiesto, lui che era tanto bravo, se era in grado di calcolare l'altezza di una piramide. E lui ha detto roba facilissima, ha preso il bastone, c'era il sole, ha misurato la lunghezza del bastone, la lunghezza della sua ombra, ha misurato la lunghezza dell'ombra della piramide e ha inventato le proporzioni. Quindi, Assolutamente. Talete, scuola Stessa cosa ha naturalistica, fatto Eratostene, dimostrando, Eratostene. misurando la lunghezza Ma anche della Platone, che circonferenza invece è uno terrestre. spiritualista, potrebbe essere sembrare una cosa che non c'entra nulla con la matematica, quando descrive come il demiurgo creò il mondo, eccetera, lo descrive come un ingegnere che sta progettando con un compasso, con un attrezzo, sta facendo un progetto. Ed è fermamente convinto, soprattutto il Platone vecchio, il Platone adulto, che chi ha organizzato il mondo delle idee e le copie del mondo delle idee, cioè il mondo attuale nostro, lo ha fatto con criteri matematici. Il Sì, platonismo e oggi è anche soprattutto matematica. partendo da una materia, perché nel demiurgo c'è una materia a cui lui fa prendere A forma, prendere cioè la forma. filosofia fa prendere forma una materia che è già esistente, non crea nulla di nuovo. Cioè non, quindi il fatto che poi la religione cristiana sia ispirata al platonismo Sì, fino a un certo punto, perché Dio non ha creato il mondo dal certo. nulla, c'era già una materia esistente che poi è stata plasmata e In creata in un forme certo matematiche, modo. questa era l'idea che Pitagora ha reso più esplicito di tutti gli altri. Pitagora ne ha fatto la bandiera, però che la logicità del mondo, della vita, alla fine trovi nella matematica, cioè nella quantificazione, nella misura, un punto privilegiato, è non solo ben chiaro a questi filosofi, ma è vincente rispetto a tutta la storia successiva, fino a Galilei e a Newton Sì. perlomeno, Benissimo, insomma. ma questi sono altri capitoli. Bene, direi che possiamo Grazie. concludere qua il nostro video e ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci a tutti, da Zain. Grazie.